Ciao a tutti e benvenuti. Oggi faccio un tutorial in cui vi farò vedere come realizzare questo aumento a rovescio. Si tratterà dell'aumento a rovescio con direzione a sinistra o destra, lo potete scegliere voi, oppure dipenderà da come richiesto sul progetto che state realizzando. Io per realizzare questo tutorial ho già fatto alcuni aumenti, l'ho fatto con questo campioncino in cui ho usato la tecnica di legaccio, vedete? Così vedete che non c'è la differenza tra le maglie di aumento e le maglie di lavorazione normale. Poi, utilizzando questa tecnica di aumento, non si creano dei buchi, vedete? Quindi si procede, se vedete, tutto il ferro, ad esempio questo ultimo, se guardate è tutto uguale, non c'è visivamente, non si vede la maglia di aumento. Aumento a rovescio. È un aumento che viene richiesto meno di quello per il diritto, però comunque ci tenevo a farvelo vedere, così avete anche questa tecnica. Invece aumento per il diritto, se avete bisogno, qui sotto allego link che potete tranquillamente consultare se avete bisogno. Aumento a rovescio, seguo la stessa regola dell'aumento per il diritto, quindi aumento non va mai fatto dalla prima maglia. Quindi io qui su questo campioncino ho realizzato dalla seconda in poi. Quindi ho fatto andare quella di vivaglio perché io non la lavoro, la seconda l'ho fatto in lavorazione normale a legaccio e già quella dopo ho fatto l'aumento. Ora facciamo insieme e vi faccio vedere. Ok, possiamo iniziare. Così vi faccio vedere aumenti a rovescio. Allora, la prima maglia, vedete, lo elaboro normalmente a rovescio normale. Ok. Poi il filo lo continuo a mantenere da davanti perché continuerò a fare lavorazione a rovescio. Ora faccio questa cosa: allargo le maglie, vado a trovare il filetto che si presenta qui sopra, vedete, lo aggancio con il ferro di sinistra da davanti verso indietro, guardate, l'ho agganciato e ho sul mio ferro di sinistra questo gettato. Ora devo fare una elaborazione a rovescio, ma un rovescio particolare. Guardate, vado, entro dentro alla maglia per elaborarla da dietro, facendo questa specie di rovescio ritorto. Guardate, vado da dietro, ecco, sono dentro e faccio un'elaborazione normale gettando il filo da davanti di un rovescio. Guardate, poi faccio cadere ed ecco che abbiamo un aumento a rovescio e abbiamo una maglia in più. Ora faccio uno normale, due. E adesso con la terza vi faccio vedere un'altra volta l'aumento. Guardate, allargo, trovo il filetto, lo aggancio da davanti sul ferro di sinistra e ho questo gettato, vedete? E ora con il ferro di destra devo fare un'elaborazione a rovescio particolare. Guardate, entro da dietro, guardate, entro da dietro così. Ecco. Io lo chiamerei un rovescio ritorto e faccio un'elaborazione. Tiro e esce fuori la nostra maglia di aumento normale, rovescio. Di nuovo faccio elaborazione normale. Allora, in questo esempio io vi faccio vedere uno dietro l'altro dei aumenti, però sul campioncino che vedete qui davanti ho fatto aumenti, poi ho proceduto normalmente e poi ho fatto ultimi due tre aumenti. Qui invece, visto che devo farvi vedere proprio la tecnica dell'aumento, ogni due maglie vi mostro come si fa. Allora, ho fatto due maglie alla lavorazione normale a rovescio, torniamo
a rivedere, guardate, allargo, trovo il filetto, lo aggancio da davanti verso esterno, da davanti verso l'esterno. Allora, poi con il ferro, guardate, con il ferro di destra faccio la lavorazione della maglia per il rovescio ritorto, guardate, ritorto, perché entro da dietro, vedete, lo entro da dietro. Ora faccio perché faccio questo movimento da entrare da dietro? Perché così evito creare dei buchi. Guardate, entro, faccio la lavorazione normale ed eccola qua la nostra maglia di aumento. Ne facciamo un'altra insieme, qui la lavorazione normale a rovescio. Ora di nuovo la stessa cosa, allargo, trovo il filetto, lo aggancio da davanti verso il dietro, vado a lavorarlo un po' a ritorto, quindi vado da dietro, guardate, guardate da dietro, eccolo, così abbiamo fatto questa maglia vera e propria senza i buchi, e la lavoro. Eccola qua. Poi faccio di nuovo la lavorazione normale, di nuovo allargo, aggancio da davanti verso il dietro, poi con il ferro di destra vado a fare lavorazione di rovescio questo particolare, così entrando da dietro, eccolo qua, ed ecco un'altra maglia di aumento. Ecco, facendo questo aumento in questo modo, con questa elaborazione particolare del rovescio, facciamo aumento a destra, direzione destra. Ora vi farò vedere anche come fare aumento con direzione verso sinistra. Allora, ora dobbiamo fare allargare, vedete, e andare a agganciare con quello di sinistra di nuovo il nostro filetto che si presenta, però questa volta andiamo da dietro, guardate, da dietro lo aggancio, guardate, lo aggancio da dietro, eccolo qui, e ora faccio una lavorazione a rovescio normale, vedete, semplice semplice, infatti se avete notato è più facile perché non devo fare quel rovescio particolare, quindi ne faccio vedere un'altra insieme. Guardate, allargo le maglie, trovo il filetto, lo tiro su da dietro verso avanti, ho questo gettato, vedete che si presenta questo gettato qui, e ora faccio la lavorazione normale per il rovescio. Un'altra insieme e questa verso sinistra. Allora guardate, di nuovo aggancio da sotto verso in su, da dietro verso avanti, e faccio una lavorazione normalissima del rovescio. Eccolo qui. Poi faccio uno normale, torno a rifare, guardate, guardate. Andiamo con il ferro di sinistra, lo agganciamo da dietro verso avanti e faccio una lavorazione normale, ecco, del rovescio. E questo è il nostro aumento a sinistra. Facciamo vedere un altro insieme, guardate, da dietro verso avanti, una lavorazione normale, eccola qui. Faccio una lavorazione normale di rovescio, un aumento, ora vi faccio vedere un altro, guardate, allargo, aggancio da dietro verso avanti, eccolo qui, e ci abbiamo questo gettato e lo lavoriamo normalmente a rovescio. Ed ecco che abbiamo imparato a fare aumento con direzione a sinistra e a destra, un'altra volta quella a sinistra, guardate, aggancio, faccio una lavorazione normalissima, eccola qua, ed ecco, facile facile, ed ecco, vedete, abbiamo fatto il nostro aumento, abbiamo imparato a fare aumento sia a sinistra che a destra, a rovescio. Ora il prossimo ferro che dovremmo fare, non ho mai fatto un altro aumento subito, quindi
farò una lavorazione normale, ok, mantenendo il numero delle maglie che ho creato con aumenti, e poi se ho bisogno di altri aumenti torno a rifarle nella fila di dopo, nel ferro di dopo. Quindi adesso il ferro di ritorno lo farò, di andata lo farò normale, e quello di ritorno faccio aumenti se richiesto dal mio progetto.